E sono diverse le classi che stanno ricorrendo alla DAD a causa dei positivi, ma ci sono anche realtà che resistono in presenza. L'inviata Gemma Giovannelli ci porta a Guidonia. La musica per ripartire, per sperare in un futuro migliore, porte aperte al polo liceale tecnico di Guidonia Montecelio, dove questa mattina all'auditorium Mario Verdone i ragazzi iscritti all'indirizzo musicale hanno ripreso con una lezione di musica d'insieme dopo la pausa per le festività. Charmaine, quanto sono importanti le lezioni in presenza? Sono molto importanti soprattutto per i musicisti, perché noi con lo strumento non possiamo fare lezioni in DAD da casa, perché ci potrebbero essere problemi di connessione, di rete, e quindi è molto complicato per noi. Hai avuto paura di non poter tornare in presenza? Sì, da una parte sì. Ho avuto un po' paura, appunto, perché non si riesce a capire niente in DAD. La paura di non poter tornare in presenza era tanta tra i 2050 studenti del polo liceale tecnico di Guidonia Montecelio, tra i più grandi del Lazio. Una novantina di ragazzi, il 5%, è a casa contagiato, ma la parola d'ordine è guardare avanti. Continuiamo a far lezione, anche se abbiamo qualche caso positivo, perché i ragazzi ci tengono a stare in presenza, a venire qui, soprattutto i ragazzi del musicale, i quali hanno bisogno di stare a contatto con i loro docenti, che sono degli artisti, come noi sappiamo. Il liceo musicale del polo di Guidonia Montecelio, un fiore all'occhiello nella nostra regione. Considerando specialmente che sono veramente pochi i licei musicali nel Lazio, quindi i giovani musicisti hanno un'opportunità in più per poter studiare la musica seriamente, in maniera approfondita. Prorogato.